chiamo Stefano Muscio, ho 23 anni, gioco a League of Legends da ormai 5 anni. Me l'ha fatto conoscere un mio amico. Mi sono accorto che stavo diventando un top player italiano quando tutti hanno cominciato a chiamarmi tale, mi davano questo aggettivo. Più che altro perché eravamo il team più forte in Italia, abbiamo provato a giocare a livello professionale, ma per diventare dei pro serve tanta dedizione e tanti sacrifici, specialmente se si ha intenzione di diventare pro all'interno di un team. È molto più difficile diventare pro all'interno di un team che non da soli. Entrando nel dettaglio, il jungler deve fare veramente tante cose e si dice sia il ruolo più difficile di LoL, perché deve preoccuparsi di tante cose. Banalmente deve guardare come stanno comportando le varie lane, deve comunicare sempre con il proprio team per chiamare obiettivi. Ha molti compiti ed è difficile tenere traccia di tutto, dei buff, dei draghi, del Baron. Ci serve tanto multitasking. Il champion che uso più frequentemente è, direi, Nocturne, che ok, non lo uso tanto frequentemente, però è uno dei miei champion preferiti e se sono indeciso di solito picco lui per divertirmi. Più forte che ho sfidato penso sia stato i CLG europei vecchi al DreamHack in Svezia di 3 anni fa, se non vado errato, in cui erano presenti Froggen, Wicked, Yellow Pit, Crepo e Snoop. Amazing penso sia il jungler che più mi ha fatto le scarpe quando me lo sono trovato contro team, ma anche in solo queue. Player molto bravo, molto dedicato e che giocava parecchio per migliorare e diventare professionale. L'azione più spettacolare che ho fatto è stata durante un torneo italiano in cui stavo usando Lee Sin, che è un champion che di solito non uso perché è abbastanza difficile. Ho fatto una kill su un player calciando un champion dentro un altro, poi tirando conseguentemente la Q sul champion che era dietro e che era stato stannato dalla mia ultimate, e ho fatto la kill. È stato molto bello da vedere, anche se spiegato ovviamente non ha lo stesso effetto. Penso che il panorama italiano sia problematico solo per il fatto che è difficile creare team in cui 5 persone vanno d'accordo e 5 persone hanno lo stesso obiettivo e lo stesso spirito di sacrificio che li può portare a raggiungere livelli alti. Molto è dato dalla dedicazione dei 5 player. Secondo me siamo indietro rispetto ad altre nazioni, appunto perché non c'è abbastanza determinazione. Serve più sacrificio, probabilmente, serve più allenamento. In Europa, a differenza che in Italia, secondo me c'è molta più organizzazione a livello proprio di LAN, di computer, di linea, che vabbè, la linea è problematica in Italia. Però sì, sono piccole cose che ti fanno dire questa LAN mi è piaciuta, questo torneo mi è piaciuto, piuttosto che sarebbe potuta andare meglio.